Padre e Spirito Santo sono dunque la base per ogni uomo. Ogni uomo è l'unità di Dio che ha assunto la croce di un personaggio unitario in n ennesimi, laddove il valore n ennesimi è diverso dai 10 decimi che esprimono il valore assoluto. Dunque, l'essenza divina è in ciascuno di noi. Il Padre si esprime e si manifesta attraverso ogni figlio reale, tanto che quando uccisero e misero in croce Gesù e ci furono 3 croci, l'intera Trinità di Dio fu messa in croce, perché l'essenza di Dio era presente anche nei 2 ladroni. Potrebbe sembrare una affermazione non solo assurda, ma addirittura empia. Ma se considerate che Gesù disse: quando andrete a trovare un uomo in carcere perché un reo condannato, sarete andati a trovare Dio. Dio è quel seme che è sparso ovunque, come affermano le parabole. Il buon seminatore lo spande non solo nel terreno fertile in cui può dar molto frutto, ma anche nella strada dove è calpestato e se lo mangiano gli uccelli, anche tra i sassi dove cresce e subito muore, anche tra le spine che lo soffocano e impediscono la sua completa produzione di frutto. Perché Dio è presente in ciascuno di noi? Lo fa perché il suo essere assoluto desidera ottenere una vittoria infinita espressa in ogni possibile tipo di uomo, buono, cattivo, che sia considerabile strada o sassi o spine o terreno fertile. Ci penserà Dio a fargli portare frutto, perché Dio ha il potere di una vittoria assoluta sulla croce che Dio stesso ha assunto in ogni personaggio. Dio si fida dell'anima del personaggio, perché quell'anima è la sua stessa anima, e quindi le delega di eleggere, sulla base dell'osservazione relativa ai talenti e alla vita concessa al personaggio, tutto quanto possa essere il valore ideale supremo, il Dio reale che la superi e la sublimi. Dio è l'ideale dell'io soggettivo, ma un ideale che non è opera dell'io soggettivo, che è invece parte viva della stessa essenza di Dio.